Allora, oggi vediamo di applicare i teoremi di Rolle e di Lagrange a qualche esercizio. Cosa dice il teorema di Rolle? Se una funzione continua in un intervallo chiuso limitato a b, derivabile all'interno dell'intervallo e che assume gli stessi valori negli estremi, allora esiste almeno un punto all'interno dell'intervallo a b dove la derivata è nulla. Teorema di Lagrange, identico al teorema di Rolle, manca la terza ipotesi. Se in generale non è vero che la funzione assume gli stessi valori agli estremi, ma assume valori diversi, allora il teorema conclude dicendo che c'è almeno un punto all'interno dell'intervallo nel quale la derivata prima della funzione calcolata in quel punto lì vale quanto il coefficiente angolare della secante che attraversa gli estremi dell'intervallo. Da A f di A a B f di B. Ok? Esempio. Esercizio. Vediamo la funzione f di x uguale a x alla seconda meno 4x più 2 e l'intervallo i formato dai numeri tra 1 e 3, cioè tutti i numeri reali che stanno tra 1 e 3 estremi inclusi. A questo teorema è applicabile, cioè scusate, a questa funzione è applicabile il teorema di Lagrange. Primo punto, l'intervallo è chiuso e limitato? Sì, perché è limitato da 1 e 3, stiamo superiore e inferiore, ci sono anche massimo e minimo, cioè contiene gli estremi. La funzione è un polinomio, in realtà è un soggetto ben noto. Che funzione è? Ma è una parabola, più derivabile di così si muore, quindi è continua e derivabile su tutto R, non ci sono problemi. Terzo punto, in A e in B 1 e in B quale 3 sono gli estremi dell'intervallo. Calcoliamo la funzione, il valore della funzione assume nell'estremo inferiore o nel minimo, quindi calcoliamo F di 1 vale 1 meno 4 più 2, per gli amici meno 1. Basta sostituire ad x il valore di 1. In 3, in f di b è 9 meno 3 per 4, 12 più 2. 9 e 2, 11 meno 12 fa meno 1. Ci siamo. In A e in B la funzione assume gli stessi valori, f di A uguale a f di B che è uguale a meno 1. Nel nostro caso specifico uguale a meno 1. Quindi la funzione f di x è 1 è derivabile di tutto i, quindi verifica la prima e la seconda e anche la terza ipotesi del teorema di Rolle. Questo singolo si dice che f è di classe c1 in i. Essere di classe c1 significa essere continua e derivabile. Se è solo continua si chiama classe c0. Okay, quindi c'è almeno un punto di conseguenza, chiamiamolo x0, appartenente a i, cioè compreso tra 1 e 3, dove f' x0 si annulla.
qui è facile dirlo, perché siccome la funzione è una parabola, che punto troveremo? Il vertice. E sarà un massimo o un minimo? Visto che la parabola ha concavità verso l'alto, sarà il minimo. Ok? Non fa niente, facciamo finta di non saperlo, cerchiamolo lo stesso. Allora, f' lo riscrivo, x alla seconda meno 4x più 2. La derivata prima, 2x meno 4. Cerco dove è 0 e trovo x uguale a 2, che è il nostro x con 0. F' in 2 è nullo, e 2 sta effettivamente tra 1 e 3, non appartiene all'interno dell'intervallo. Stessa domanda, a questa funzione posso applicare il teorema di Rolle, e se sì, qual è il punto famoso di derivata nulla? Anche questa non è una parabola ma è una cubica, polinomio di terzo grado, continua derivabile su tutto R, I è un intervallo chiuso illimitato, quindi f di x è sicuramente continua derivabile su tutto I. Inoltre f in A, cioè f in 1, vale 1 meno 7, per gli amici meno 6, e in B, cioè in 2, vale 2 alla terza, 8, meno 2 per 7, 14, meno 6. Verifica anche la terza ipotesi, quindi il teorema di Rolle è applicabile. C'è un punto a derivata nulla che sta tra 1 e 2. Ok, vediamo qual è. F' di x vale 3x alla seconda meno 7. E vediamo dove questa è 0. Viene x uguale a più o meno radice di 7 terzi, anzi il 3 va sotto radice. Che è sicuramente più grande di 1, perché 7 è più grande di 3. Ok? E l'intervallo era 1, 2. Questo però non appartiene all'intervallo. Perché? Perché 7 terzi, 7 è più, anzi, fatemi fare una cosa, vediamo dei due numeri, sicuramente quello negativo non è accettabile perché è fuori, è più piccolo di 1,
il valore di radice di 7 terzi è il seguente, andiamo a approssimare, 1,53 circa. Piccolo di 2, quindi dei due, delle due soluzioni quella buona e quella col più, quella col meno non rientra nel nostro intervallo, quindi il nostro x0 vale più radice di 7 terzi che appartiene all'intervallo, in questo punto la derivata prima vale 0. C'è anche un altro punto dove la derivata è nulla, ma non è nell'intervallo qui che abbiamo considerato o che ci è proposto di farci. Okay. Posso girare pagina? Questo la funzione 1 più valore assoluto di x nell'intervallo meno 1, 1. Meno 1, 1 è l'intervallo chiuso limitato, ma f di x è derivabile in meno 1, 1 negli estremi ha lo stesso valore, perché sia in 1 che in meno 1 vale sempre 2. F in meno 1 è uguale a f di 1 uguale a 2, perché l'assoluto toglie il segno, 1 più 1 fa sempre 2, sia in questo punto che in questo. Ma ahimè in 0 non è derivabile, non è vero che la funzione è continua meno 1 1, ma non è derivabile, infatti nel punto di minimo la funzione è fatta in questo modo, ricordate la definizione di valore assoluto, valore assoluto vale x se x è positivo e meno x se x è negativo. Quindi questa è 1 più x se x è maggiore o uguale a 0, 1 meno x se x è negativo. Quindi il grafico della funzione è il seguente. In 0 vale 1, in 1 vale 2, in meno 1 vale ancora 2. La derivata prima in 0 ha un saldo che passa da meno 1 a più 1, quindi non esiste f primo in 0. Capite che nell'intervallo meno 1, 1 la funzione ha sì un minimo, okay? Assume i valori uguali agli estremi, ma non c'è nessun punto di derivata nulla. Perché non è derivabile dopo un punto di intervallo meno 1. La domanda posso applicare questa funzione prima di ora? La risposta è no, perché manca l'ipotesi in cui sia derivabile tutti i punti interni dell'intervallo. Quindi il teorema di Roy non è applicabile. Okay.
siamo a Teorema di Lagrange, posso cambiare pagina? Stesso discorso, ma per la funzione, l'intervallo uguale, ma la funzione è radice di 1 meno x alla seconda. La funzione è intera, irrazionale. Ok? C'è la radice. Se guardiamo bene, 1 meno x alla seconda deve essere non negativo e il dominio è proprio questo. 1 meno x alla seconda è maggiore o uguale a 0 se x sta tra meno 1 e 1. E quello è proprio il dominio della funzione. E quindi all'interno di questo intervallo la funzione è continua, perché la radice di una funzione è continua. È anche derivabile, beh, andiamo a vedere. F' di x, come la calcolo? Beh, posso usare derivata di f, la derivata di 1 meno x alla seconda, ma la radice di 1 meno x alla seconda posso pensarlo come 1 meno x alla seconda alla 1 mezzo, cioè come la potenza di una funzione, quindi ho esponente 1 mezzo per la base 1 meno x alla seconda elevata alla 1 mezzo meno 1 per la derivata della base che è meno 2x. Pagina, quindi ottengo F' di x che vale meno x fratto radice di 1 meno x al secondo, e il dominio di F' è tutti i numeri reali tra meno 1 e 1. Però in questo caso 1 e meno 1 non sono inclusi in questo intervallo aperto meno 1, no? Oppure se preferite scriverlo così, con le parentesi quadre rivolte verso l'esterno. Dovrebbe essere un numero x alla seconda alla terza, secondo me. Prego? Se deriviamo, dovrebbe venire un numero x alla seconda alla meno 3 meno 1. No, quello che è di meno 3 meno. Un mezzo meno 1 fa meno un mezzo. Quindi la funzione è continua in tutto l'intervallo chiuso e limitato, è derivabile nell'intervallo aperto e negli estremi. F di A, in questo caso F di meno 1, vale radice di 1 meno meno 1 alla seconda, che è 0. F di B, cioè F di 1, vale radice di 1 meno 1 alla seconda, che è di nuovo 0. F di A è uguale a F. Però è applicabile. Qual è il punto che verifica il teorema di Rolle? Beh, F' di x uguale a 0 significa meno x fratto radice di 1 meno x alla seconda uguale a 0. Ma in tutto il dominio il denominatore non è nulla. Quindi si annulla la derivata solo dove si annulla il numeratore, cioè in 0. Il punto della derivata nulla è l'origine. Attenzione, come si comporta la derivata negli estremi dell'intervallo, nel 1 e meno 1? Perché non è derivabile l'1 e meno 1? Perché diverge. La tangente è verticale.
Come è fatta questa funzione? La conosciamo in realtà. È una vecchia conoscenza. Che funzione è? Tutti se ne sono accorti, ma nessuno vuole dirlo per non farsi figurare gli altri, ma male. È una mezza circonferenza. Se leva il quadrato, una circonferenza di centro 0, 0 e raggio 1. Ricordate che una circonferenza x meno alfa alla seconda più y meno beta alla seconda uguale a 4. Sta identico con alfa e beta 0, 0 e r 1. Quindi il grafico. Qui ho davanti più, quindi la parte superiore, questo è meno 1, questo è 1, ed è evidente che in 0 la derivata è nulla perché in 0 ho il massimo. Ok? Domande? Passiamo alla grande. Vediamo per esempio questa funzione. F di x uguale x alla terza più 2x dell'intervallo i dei due reali tra meno 1 e 2. F di x è un polinomio di terzo grado ed è sicuramente continuo e derivabile su tutto R incluso i. In realtà non è di classe C1 ma è di classe C infinito, però lasciamo stare per adesso. Non ho da verificare i valori in A e in B perché se non sono lo stesso non importa, non è più Rolle e Lagrange. Quindi Rolle, Lagrange è applicabile. Per applicarlo, per sapere qual è il punto coinvolto dal teorema, devo andare a vedere qual è il coefficiente angolare della funzione che attraversa gli estremi. Quindi mi serve sapere quanto vale f di a. L'estremo inferiore era meno 1, in meno 1 la funzione vale meno 1 alla terza più 2 per meno 1, cioè meno 8, meno 2, meno 10. Poi l'altro estremo è 2, f di b vale, quindi 2 alla terza più 2 per 2, 8 più 4, 12. Prego. Quindi devo trovare un punto dove la derivata f' in c vale f di b meno f di a fratto b meno a. Adesso ho tutti i dati per calcolare quanto vale questo numero. F di b è 12 meno meno 10 fratto 2 meno meno 1. 10 meno meno 12 fa 22, 2 meno meno 1 fa 3, 22 terzi.
calcoliamo la derivata, d'accordo fin qua? Pagina, riscrivo la funzione, la ricordo, x alla terza mi pare più 2x, la derivata prima, pari 3, x alla seconda più 2, questa deve essere uguale a 22 terzi. Dimmi. Prego. Ho sbagliato il calcolo. Ah, è cresciuto meno 8, chiedo scusa. Meno 1, grazie di avermi fatto notare, quindi viene meno 3. Quindi questo invece è corretto. Meno 3 fa 15. Cioè 5, 15 terzi che è 5. Quindi abbiamo 3, x alla seconda è uguale a 3, x alla seconda è uguale a 1, x è uguale a più o meno 1. Sono due soluzioni. Estremo meno 1 e l'altra 1, il nostro C vale più 1 intanto l'intervallo. Chiaro? Ma una delle cose che non so se abbiamo visto, mi sono ricordato adesso, possiamo dare un'interpretazione molto semplice del teorema di Lagrange se ad esempio lo applichiamo al caso della legge oraria di una particella. Se x è la posizione, t è il tempo, e supponiamo di considerare il modo della particella da questi due istanti, d'accordo. Allora ecco perché siamo al teorema della media. Il teorema di Lagrange ci garantisce che la secante tra gli estremi, questa retta, ha una m che è uguale alla velocità media, perché è posizione finale meno iniziale diviso tempo finale meno iniziale, cioè è delta x su delta t. Questa è la velocità media. Il teorema di Lagrange mi dice che c'è almeno un punto all'interno dell'intervallo dove la velocità istantanea è uguale a quella media, cioè nell'arco di questo periodo temporale almeno una volta quell'oggetto si è mosso con una velocità istantanea uguale a quella media. In C la velocità istantanea in C è uguale alla velocità media dell'intero tragitto. Detto in altro modo, se voi fate un viaggio in auto, ormai avete quasi tutti la patente, penso,
calcolate la velocità media facendo quanta strada avete fatto in quanto tempo ci avete messo, metti che ne so 60 km/h, 40 andate piano, mi raccomando. Allora il teorema vi garantisce che c'è almeno un istante durante il moto in cui la lettura del tachimetro, che è dalla velocità istantanea, segnala 40 km. Vediamo la funzione della radice cubica di x meno 2 nell'intervallo 1-3. L'intervallo è limitato, la funzione della radice cubica, quindi il dominio non ha problemi perché radicando può essere qualsiasi cosa. E Lagrange sarebbe applicabile se la funzione fosse anche derivabile in 1-3. E lo è. Recluso e limitato. Questo va bene. F di x è continuo. Quindi è quanto questo va bene, con la radice cubica. F primo di x. Come si comporta in i? Facciamo la derivata e vediamo qual è il dominio. La funzione f' di x, cioè la derivata di radice cubica di x meno 2, la considero come la derivata di x meno 2 alla 1/3, quindi 1/3 per x meno 2 alla 1/3 meno 1 che fa meno 2/3 per 1 derivato della base. Quindi ottengo sopra 1, sotto 3, radice cubica di x meno 2 alla seconda. Attenzione, questo 3 è un coefficiente, questo 3 è l'indice di radice, non è un 33. Allora questo è il coefficiente che la derivata se x tende a 2. X meno 2 tende a, il denominatore tende a 0, la funzione diventa, quindi ahimè non è derivabile in 2, ergo non posso applicare il teorema di Lagrange. Ma tutti è sì continuo, ma non è derivabile perché ha una in 2, ha una tangente che è, ce l'ha la tangente in 2. Certo che ce l'ha, ma è verticale. La m non c'è, quindi non è derivabile. È continua ma non derivabile. Quindi ciccio. La Lagrange non è applicata. Ok? Tutto chiaro? Prego. Ci fermiamo qua.